25 anni dalla strage di Capaci. Cosa rimane dell'esperienza di Giovanni Falcone a un giovane magistrato? Per noi giovani magistrati che entriamo adesso in questo mondo ci rimane il ricordo, anche grazie a queste iniziative che vengono organizzate, sono state organizzate oggi dall'Associazione Nazionale Magistrati, che servono a tenere vivo il ricordo in noi che non abbiamo vissuto quella stagione e che ci permettono di orientarci nel lavoro di domani, noi che siamo così, così giovani e che abbiamo bisogno di queste figure per capire come calibrare la nostra attività e il nostro futuro lavoro, che è un lavoro di grande responsabilità. Qualcosa che è accaduto 25 anni fa è qualcosa di lontano o qualche cosa di vicino per un giovane magistrato? Il problema è che è tristemente vicino, perché se oggi non sentiamo di magistrati che magari vengono uccisi dalla criminalità organizzata, sappiamo che la criminalità organizzata è sempre più forte e quindi è tristemente vicino. E secondo lei in questi anni la mafia come è cambiata? È stata battuta o no? Oppure come si può evolvere, ecco, la mafia? No, non possiamo assolutamente dire che sia stata battuta. Ha solo cambiato volto, ha cambiato faccia, è diventata imprenditrice, è diventata ancora più ricca e sicuramente si è anche spostata dalla Sicilia e si è estesa in tutta Italia, per non dire nel mondo. Qual è la cosa che l'ha spinta a diventare magistrato? Ma sicuramente anche le figure di Falcone e di Borsellino hanno inciso profondamente. È stata una svolta fin dal primo anno di giurisprudenza, nonostante avessi profonda stima per l'avvocatura, tant'è che ho fatto anche l'esame da avvocato, era una questione interiore, un impegno interiore che sentivo e che mi ha spinto a intraprendere questo percorso, che rimane un percorso elitario e durissimo.